L'Alessandria Calcio vince in rimonta per 2-1 sulla Lucchese e allunga in classifica sulla Cremonese. Mister Piero Braglia si affida al solito 4-4-2 e agli stessi 11 della trasferta di Livorno. Dopo i primi minuti di marca grigia sono gli ospiti a prendere in mano le redini del gioco. Al 20° sono proprio i toscani a passare in vantaggio. La difesa locale si fa sorprendere da una rimessa laterale e Fanucchi serve un liberissimo De Feo che batte Vannucchi con il mancino. 1-0 a sorpresa per gli uomini galderisi, abili in questo caso a sfruttare una disattenzione avversaria. Al 40° i toscani vanno vicini al raddoppio. Gargiulo viene lanciato a rete da De Feo con la difesa che fa male in fuorigioco, ma il pallonetto del numero 20 è fuori misura. Al 43° i padroni di casa sfiorano il pari. Branca mette in mezzo una gran palla per Boccalon che da ottima posizione di testa centra in pieno il palo. A inizio secondo tempo, Sesto entra in campo al posto di Marras e la partita cambia volto. 52° Barlocco crossa sulla sinistra trovando Boccalon che di testa manda alto. 3 minuti dopo, lo stesso Barlocco servito da Celiac va alla conclusione con il mancino, ma Nobile blocca in 2 tempi. 1 minuto più tardi, Gonzalez serve Iocolano che va al tiro, ma il portiere devia in corner. Il gol è nell'aria e arriva al 61° quando Gonzalez triangola la grande con Boccalon andando poi a concludere imparabilmente con il destro. Sono 15 ora le reti in stagione per l'argentino che raggiunge così forte in vetta alla classifica cannonieri. Al 71° i mandroni ribaltano la partita. Sesto viene atterrato in aria e l'arbitro decreta il rigore. Dal dischetto si presenta Gonzalez che con il suo sinistro spiazza il portiere portando avanti i suoi. Il bomber sudamericano sale quindi a quota 16 gol e torna in vetta da solo nella graduatoria dei marcatori del girone A. Al 75° uno scatenato Sesto ci prova con un bel destro da fuori area ma Nobile respinge al lato. Al 78° la difesa alessandrina lascia spazio a Merlonghi che dalla destra tenta un tiro cross che però attraversa tutta l'area di rigore senza trovare deviazioni. Nel finale non accade più nulla e la capolista può così gioire per essere riuscita a raddrizzare le sorti di una partita che si era inizialmente complicata. Queste le parole di Piero Braglia. Perché tranne il grosso fallo laterale è la seconda volta che ci capita, però... Fa parte quando si rinizia, no? Ancora dobbiamo capire che certi sbagli poi ci possono costare cari. I grigi ora a più 7 sulla Cremonese, seconda, tornano in campo domenica prossima ad Arezzo per un importante scontro diretto ad alta quota.